Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Qualche settimana fa abbiamo pubblicato la guida completa per cominciare con la virtualizzazione di Hyper-V ed in questo secondo video vedremo un po' di opzioni e di tecniche avanzate su questa tecnologia. Se l'argomento ti interessa e vuoi smanettare meglio con Hyper-V, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Il primissimo aspetto avanzato del quale bisogna prendere consapevolezza quando si parla di Hyper-V è il fatto che è possibile utilizzare due tipi di sessioni. In particolare qui io ho già avviato la mia macchina virtuale e come vediamo c'è questo pulsante che permette di attivare la sessione semplice. Se l'andiamo a cliccare, quello che succede è sostanzialmente che viene effettuato appunto una sorta di logout dalla sessione attiva e dobbiamo effettuare poi un nuovo login. Eccolo qua, ho messo la macchina virtuale a schermo intero e posso di nuovo effettuare login. È importante conoscere questo perché quello che succede in questo caso è che non possiamo più ridimensionare la nostra finestra. Infatti, una volta attivata la sessione semplice, diciamo così, viene utilizzato un altro tipo di tecnologia che non permette appunto di svolgere alcune operazioni. D'altro canto, però, questa sessione semplice deve essere conosciuta perché in alcuni casi, in particolare quando tutta la schermata della nostra macchina virtuale rimane nera e sembra che si sia bloccato tutto, attivando appunto questa sessione semplice ci permette di riprendere il controllo della macchina virtuale. Ora, in alcune circostanze mi è capitato di dover lavorare all'interno di una sessione semplice, però appunto volevo mettere la macchina virtuale a tutto schermo. Ora, il trucco è semplicemente regolare la risoluzione della macchina virtuale come faremo in una qualsiasi macchina fisica. Quindi, una volta impostato, ecco qua, la risoluzione a 1920x1080 pixel, che è appunto la risoluzione nativa del mio monitor, mi ritrovo con una sessione semplice di Windows in esecuzione appunto a schermo intero. Una volta entrati in sessione semplice, per ritornare alla sessione avanzata basta appunto premere questo comando e verrà così effettuata di nuovo la disconnessione, il logout, e potremo di nuovo effettuare login per ritornare al nostro desktop di Windows all'interno della nostra sessione avanzata e tutto sarà di fatto come prima e potremo di nuovo anche ridimensionare la nostra finestra come meglio crediamo per appunto utilizzare al meglio la nostra macchina virtuale. Un'altra funzionalità importantissima quando si lavora con Hyper-V è la gestione dei punti di controllo o checkpoint. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video. Bene, cosa sono i checkpoint? Sostanzialmente è una tecnologia all'interno di Hyper-V che ci permette di fotografare, catturare un'istantanea della nostra macchina virtuale che potremo poi ripristinare in qualsiasi altro momento. Quindi ad esempio se stiamo per effettuare una prova della quale non siamo completamente sicuri oppure vorremmo rimetterci rapidamente nelle condizioni precedenti per poi svolgere la stessa cosa di nuovo in un secondo momento, possiamo appunto creare un checkpoint per fotografare la macchina virtuale e quindi poterla ripristinare rapidamente in seguito. Bene, per creare un checkpoint si preme semplicemente questo comandino punto di controllo, eccolo qua, ci viene chiesto quale nome utilizzare, diciamo io scrivo, lo chiamo sempre pulito per indicare appunto un checkpoint nella quale la macchina virtuale ha uno stato appunto pulito conosciuto senza problemi e quindi possiamo premere sì ed ecco che viene appunto catturato tutto lo stato della nostra macchina virtuale. Se ora ritorniamo al gestore delle nostre macchine virtuali, eccolo qua, ci troviamo appunto questo pulito che è il nome del nostro punto di controllo. Quindi se in qualsiasi momento adesso a questo punto creiamo dei file o qualsiasi altra cosa, possiamo anche farlo per vedere effettivamente questa tecnologia in funzione, possiamo ora arrestare la nostra macchina virtuale oppure ripristinare il nostro checkpoint. Ripristinando appunto il nostro checkpoint viene ripristinato il punto di controllo precedente, eccolo qua, clicco di nuovo avvia e quindi ritorna tutto come era esattamente quando abbiamo catturato il checkpoint. Questo chiaramente è una gran bella comodità appunto per fare le operazioni che dicevo prima. Quindi eccola qua, la nostra macchina virtuale viene riavviata e a questo punto il file che abbiamo creato sul desktop è appunto sparito perché l'avevamo creato
dopo aver catturato il nostro checkpoint. Oltre a gestire i checkpoint in questo modo, li possiamo gestire anche dal nostro appunto console di gestione di Hyper-V. Abbiamo la lista di tutti i nostri checkpoint qua sotto e possiamo scegliere quale ripristinare e quale eliminare semplicemente cliccandoci sopra con il pulsante destro del mouse. Bene, ora ho arrestato la macchina virtuale, diamo un'occhiata alle impostazioni sulla specifica macchina virtuale che possiamo modificare. Ce ne sono alcune che secondo me sono veramente importanti da conoscere. Quindi clicchiamo qui sulla nostra macchina virtuale, una volta che è spenta, e clicchiamo appunto impostazioni. La primissima sezione che secondo me è importante conoscere all'interno di questa schermata è quella relativa alla memoria. Ovvero, in particolare possiamo scegliere se attivare una quantità di memoria fissa oppure scegliere l'allocazione dinamica. Secondo me la modalità migliore è sicuramente l'utilizzo della memoria dinamica, perché come dicevamo l'altra volta assegna oppure rimuove alla macchina virtuale una quantità di memoria appropriata alle necessità della nostra VM, quindi le rende disponibili anche al PC fisico oppure alle altre macchine virtuali in esecuzione in caso non sia veramente necessaria. Però secondo me le opzioni di proposte di default sono un po' troppo conservative. Io in particolare preferisco sempre impostare come minimo 1024 MB di memoria assegnati alla macchina virtuale, e per quanto riguarda invece il massimo che possa essere assegnato una quantità più sui 16 GB di memoria totale. Ora io scelgo 16 GB perché ho un PC fisico sul quale sono stati installati 32 GB di memoria fisica, e quindi preferisco essere sicuro che alla macchina virtuale non vengano assegnati mai più di 16 GB, proprio per non limitare eccessivamente la quantità di memoria RAM che rimane disponibile al PC fisico. Un'altra sezione molto interessante secondo me è quella che riguarda il processore qua sotto. In particolare possiamo dedicare un numero di core variabili alla nostra macchina virtuale. Per impostazione predefinita, almeno nella mia esperienza, tutte le volte che creiamo una macchina virtuale le viene assegnato un numero di processori virtuali solo, quindi diventa una macchina single core. Però ad esempio se abbiamo un PC con un processore quad core, quindi con 4 core oppure superiore, può essere interessante assegnare due processori virtuali. In questo modo la macchina virtuale sarà come se avesse installato un processore dual core, e in alcune circostanze potrebbe funzionare veramente molto meglio. Scendiamo ancora più sotto e diamo un'occhiata alla sezione unità DVD, dalla quale possiamo sicuramente scegliere di montare un'immagine ISO. Ora generalmente una volta che scegliamo un'immagine ISO ci serve solo per installare il sistema operativo, dopodiché possiamo sicuramente smontarla o anche semplicemente espellere il CD virtuale dalla nostra macchina. Però se per qualsiasi altro motivo vogliamo montare un'immagine, ad esempio perché vogliamo rendere disponibile qualche altro tipo di immagine ISO la macchina virtuale, si fa esattamente da qua. Quindi basta selezionare file immagine e poi sfogliare il disco fino a localizzare la nostra immagine ISO. Procediamo ancora sotto, c'è un'opzione interessante qua da scheda di rete, secondo me la possibilità da conoscere di selezionare non connessa qui nel commutatore virtuale. Sostanzialmente selezionando non connessa la macchina virtuale rimarrà completamente offline. Procediamo ancora sotto, chiaramente qua sotto possiamo rinominare la macchina virtuale, però probabilmente quello che ci interesserà ancora di più è passare a punti di controllo. Ci sono infatti tantissime opzioni che riguardano i checkpoint dei quali abbiamo parlato poco fa. Possiamo poi scegliere se creare dei punti di controllo di produzione oppure punti di controllo standard. Ora la differenza fra queste due tipologie è spiegata piuttosto bene qua sotto. Quindi punti di controllo standard, che è un po' la modalità di default, sostanzialmente ci permette di creare dei punti di controllo che sono coerenti con le applicazioni. Che cosa significa? Che sostanzialmente prima di creare un punto di controllo Hyper-V invia un segnale alla macchina di virtuale che le dice sostanzialmente: ehi, sto per creare un punto di controllo, e quindi la macchina virtuale può preparare tutte le applicazioni che lo supportano chiaramente a essere fotografate. Quindi magari se ci sono dei buffer ancora aperti vengono svuotati e salvati in modo che l'immagine sia il più consistente possibile. Un'altra cosa che però vorremmo modificare è la possibilità di utilizzare i punti di controllo automatici, ovvero in alcune circostanze la macchina virtuale cattura dei punti di controllo automaticamente. Io sostanzialmente non sono un gran fan di questa impostazione, di questa opzione, quindi preferisco mantenerla disattivata. Proseguendo ancora sotto, due opzioni molto importanti sono azione avvio automatico e azione arresto automatico. Nello specifico su questo primo gruppo, azione avvio automatico, possiamo specificare che cosa succede quando accendiamo il PC fisico, quando magari il computer è spento e lo accendiamo fisicamente. Possiamo scegliere quindi che non avvenga nessuna operazione, oppure l'impostazione di default è che la macchina virtuale venga riavviata automaticamente in caso fosse avviata quando avevamo spento il PC
fisico. Ora c'è anche la possibilità di avviare sempre automaticamente questa macchina virtuale, indipendentemente dalle condizioni nelle quali si trovava quando abbiamo spento il PC fisico. Ora sono tutte e tre opzioni sicuramente molto valide, dipende qual è l'utilizzo di questa macchina virtuale. Io in particolare, per la maggior parte dei sistemi, preferisco scegliere nessuna operazione, in modo che la macchina virtuale non venga mai avviata se non tramite appunto un comando di avvio esplicito. Però se per caso mantieni anche un piccolo server, magari un server Linux che utilizzi solo senza interfaccia grafica per sviluppare delle applicazioni web, ti potrebbe probabilmente fare comodo scegliere avvia sempre questa macchina virtuale, in modo che ti parta automaticamente il servizio con tutta la macchina virtuale mentre accendi il PC e quindi sia immediatamente disponibile ed utilizzabile senza bisogno di svolgere delle altre operazioni. Per il resto, azione arresto automatico riguarda l'azione da svolgere quando il sistema operativo e quando il PC fisico viene spento. Anche qui abbiamo diverse opzioni e sono tutte validissime, di nuovo è più una scelta soggettiva che altro. Abbiamo la possibilità di salvare lo stato della macchina virtuale, quindi quando spegniamo il PC con una macchina virtuale ancora attiva, Hyper-V cattura lo stato della macchina virtuale e poi lo ripristina all'avvio successivo. Oppure possiamo fare uno spegnimento della macchina virtuale, quindi uno spegnimento brutale in questo caso della nostra macchina virtuale, proprio come se stessimo staccando la corrente, oppure inviare il segnale di spegnimento in modo che possa essere effettuato uno shutdown pulito. Questa opzione, diciamo così, in linea di massima, io tenderei ad evitarla. Per il resto, arresta il sistema operativo guest oppure salva lo stato, sono due scelte sicuramente molto molto valide. Bene, da zona di turbolab.it è tutto, i commenti qua sotto sono a tua disposizione, fammi sapere tutto quello che ti viene in mente, se hai degli altri trucchetti interessanti per quanto riguarda Hyper-V, se hai utilizzato queste cose, se hai qualsiasi tipo di problema, fammelo qua sapere qua sotto nei commenti. Se invece il video ti è piaciuto, come al solito ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero in anticipo se troverai un momento per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, quindi Windows come oggi, ma anche Linux, Internet, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!